Questo anno bicchiere mezzo vuoto o bicchiere mezzo pieno? No, il bicchiere è mezzo pieno, anzi il bicchiere è tre quarti pieno, nel senso che al di là delle difficoltà finanziarie che il bilancio del comune ci consegna e anche una prospettiva difficile, incerta, legata a tante cose, legata tra le altre in maniera pesante a quello che è il livello del contenzioso che questo comune ha ereditato e che si trova nei tribunali del nostro Stato e rispetto alle cui sentenze rimane molto aggrappato anche il destino del bilancio del comune di Agrigento. Ma al di là di questo, credo che sia stato un anno che ha visto dei cambi di direzione in termini culturali epocali. E mi piace ricordare l'avvio della differenziata. Qual era la battuta? Sì, parte quest'anno, ma di quale anno? È partita così come avevamo detto, entro quest'anno, ed è un bel obiettivo. Il sindaco non era contento delle file, il sindaco era contento di un'altra cosa, che gli agrigentini prendono con grande entusiasmo la differenziata. Mi sono confrontato con tanti colleghi sindaci, il problema che hanno è che i loro concittadini dalle orecchie non ci sentono e quindi sulla differenziata si sono mostrati refrattari. Gli agrigentini invece attendevano questo passaggio, che è un passaggio epocale. Quelli che si sono manifestati refrattari all'inizio invece hanno visto con entusiasmo che è anche un cambio di vita, di qualità della vita quotidiana, oltre che un obiettivo obbligatorio per legge, ma soprattutto l'opportunità di avere nel 2019 una flessione sensibile all'interno delle bollette. Noi avremmo voluto, lo dico ai miei concittadini di Fontanelle, già da quest'anno per loro che erano partiti con la differenziata, di abbassargli il livello della tariffa anche in maniera lieve, ma che fosse un segno. Non è stato possibile, ma diciamolo perché. Perché frattanto c'è stato un incremento delle tariffe sulle discariche voluto dalla regione siciliana, perché frattanto quel governo regionale ci ha mandato a scaricare non più a Siculiana, qui a Quattro Passi, ma prima a Lentini e poi a Melilli, con un aggravio mostruoso dei costi. E se quest'anno non siamo riusciti a non aumentare le tariffe, nonostante queste politiche scellerate e ci hanno anche condotto a impugnare in giudizio, è stato possibile grazie al fatto che si è fatta lotta all'evasione fiscale, che si sta continuando a fare, e che abbiamo avuto un maggiore gettito, cioè agrigentini hanno pagato oltre 800.000 euro in più rispetto all'anno precedente mantenendo le tariffe, il che significa che c'è stata nuovi concittadini che hanno cominciato a pagare le tasse e questo ha evitato l'ulteriore incremento. Il 2018 determinerà una lieve flessione delle tariffe, il 2019 sarà sensibile la flessione. È l'anno in cui abbiamo il suo, cioè questa possibilità che il cittadino che ha il rapporto con l'ufficio urbanistica non chieda intermediazioni parassitarie, non si rivolgano ai politici, non vadano dagli assessori, non vadano dai sindaci, non vadano dai consiglieri comunali. Il proprio professionista da casa può vedere a che punto è la sua pratica e questo è un passaggio che secondo il nostro punto di vista è di minimale civiltà. Questo è stato l'anno che ha visto finanziato il progetto Girgenti, questo 15.800.000. Quando l'avevamo visto? Nel 76 se ne parlava, ci hanno fatto perdere tempo prezioso a vantaggio di chi? Di Ortigia, di Ibla, a Ragusa. E Agrigento finalmente, collegandosi con questo bando nazionale sulle periferie, vede questo importante finanziamento. E poi vorrei ricordare il finanziamento su Villa Seta, sul Centro Concordia e la quantità di interventi che si faranno. Il prossimo anno, come vi dicevo un momento fa, sarà l'anno in cui finalmente abbiamo i lavori al Museo Civico. Fate i conti e se diventate la conferenza dell'anno scorso con le realizzazioni dell'anno scorso che dovevano vedere la luce quest'anno e che hanno visto tutte quante la luce. E quelle che vedremo nel prossimo anno, parte delle quali ve le ho raccontate un momento fa, io penso che in 2 anni e mezzo abbiamo realizzato obiettivi importanti che erano da grande tempo attesi. Gli auguri che nel 2018 tutto quanto programmato possa trovare realizzazione. È un impegno complicato, complesso, ma so che ce la faremo. E ce la faremo sicuramente nel momento in cui ciascuno di noi agrigentini avrà la piena consapevolezza di qual è la rotta e che questa città ce la farà senz'altro.
quando questa consapevolezza albergherà nei cuori di ciascuno di noi, ce l'avremmo veramente fatta.